Tragedia in Turchia. È di oltre 200 morti finora il bilancio delle vittime di un'esplosione in una miniera di carbone a Samo, a 120 km da Smirne. La causa della morte sembra quella per soffocamento dal monossido di carbonio. L'incidente, avvenuto nella notte, è stato causato dalla deflagrazione di un apparato di distribuzione dell'energia elettrica. I soccorritori stanno ancora lavorando per salvare gli oltre 200 operai che si ritiene siano rimasti intrappolati sottoterra. Il ministro dell'energia turco ha specificato che al momento dell'esplosione c'erano 787 persone nella miniera. I minatori infatti si stavano preparando al cambio di turno. Finora sono state salvate oltre 360 persone, ma le speranze di trovare ancora persone vive stanno diminuendo. Si tratta di uno dei peggiori disastri industriali nella storia del paese. Il primo ministro turco Erdogan ha rimandato la visita prevista oggi in Albania e ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale.